Allora, dal rosonero d'Inghilterra, benvenuti. I conti su Mignani si fanno alla fine, però non mi è piaciuto quello che ha detto, in cui ha, per l'ennesima volta, abbiamo 10 minuti di chiacchierata. È un mio pensiero, iscrivetevi, attivate la campanellina perché poi a fine campionato, playoff, non playoff, ci saranno le pagelle. E ci sarà anche il commento di fine campionato e poi altre cose che ho in mente. Ho in mente di coinvolgere anche gli altri youtuber, cioè gente amatoriale che si mette a fare video, eh. Così, cose così. E Mignani non mi è piaciuto con queste giustificazioni, non ho ereditato una squadra mia, ma io mi ricordo di naturalmente ci sono allenatori che io ricordo come Papadopoulo, Delio Rossi, Baldini iniziò così così, però sempre meglio di Mignani, cioè allenatori che comunque anche non ereditando una squadra loro, una loro squadra, sono comunque riusciti almeno a sistemare le cose, poi certamente non affliggere un po' con l'olio fituso, ma almeno affliggere e non a bollire, perché con l'acqua si bolle, almeno col peggiore olio ci friggi le panelle, altrimenti che cosa fai? Panelle bollite. E lui non sta facendo peggio di Corini, ci sono delle cose tattiche, tecniche che non mi piacciono. Se un allenatore che entra in corsa deve almeno aggiustare le cose, cioè se, certamente non volare ma viaggiare, come diceva Lucio Battisti. Cioè, almeno andare in porto, qua stiamo crollando per situazioni tattiche che non mi piacciono. Prendiamo ancora una volta gol da tre quarti campo dopo che non c'è nessuno che fa filtro. Sempre così. Stavolta è stato Caligare, sono stati contro il Brescia e il Pisa lo stesso copione. Io non capisco il motivo, sinceramente. Non c'è mai un attaccante che va a disturbare l'ultimo uomo che sta calciando. Questo io non lo so, non sono un allenatore, non sono un esperto, non lo so. Di solito è l'attaccante nel calcio moderno che va a pressare chi ha il portatore palla, insomma, l'ultimo, chi inizia l'azione dal basso. Queste parole mi fanno incazzare, eppure è vero che io non credo che arriverà un risultato positivo a Sudtirol. Al massimo due squadre che si accontentano di bivacchiare e poi qualcosa può portare il Palermo a vincere su un calcio d'angolo, su un qualcosa, un po' come a Lecco. Abbiamo una media punti con Corini e con Mignani da Lecco. Siamo quelli che abbiamo fatto meno punti. Statistiche dicono sempre dopo il Lecco e siamo sempre così, Lecco, Lecco di qua e Lecco di qua. Questo deve far capire il livello dello schifo, perché questo è schifo. È vero che tutto può anche ribaltare, come dice Alessandro Borghese, tutto può ribaltarsi perché basta poco, basta fare un buon playoff in cui non lo vincerai mai, che non lo vinceremo, ma almeno superare forse il primo turno, che poi i dati dicono ottavo posto, bisogna vincere in casa col Catanzaro, che arriva terza. Io non me li sono studiati, è complicato. E poi francamente non me ne frega un caldo, non me li sono studiati perché manco ci credo realmente. Quello che c'è. Questo Palermo sulla carta può vincere contro chiunque, tranne il Venezia, mi è sembrato veramente impressionante. La Cremonese non credo. E neanche il Catanzaro, sinceramente. Il Catanzaro è una bellissima squadra, però proprio per caratteristiche io penso che il Venezia sia la vera bestia nera che può in giornata distruggere il Palermo, proprio perché sono veloci e rapidi e tecnici. Quindi, ma anche Catanzaro, attenzione, anche Cremonese e Catanzaro si beccano la giornata giusta, sinceramente possono pure fare male al miglior Palermo, però dico la bestia nera per me è il Venezia, ma non me ne frega nulla. Si va ai playoff ufficiale, quindi per arrivare sesti sarebbe veramente importante, che significa, se non ricordo male, poi affrontare in casa con un pareggio, passare mi pare la settima. Sarebbe ideale. Almeno un pareggio uscirsene e poi superare l'altro, perché poi io so che è un crescendo. Se Palermo finalmente si scrolla la paura, si
si scrolla questo, si scrolla quello, si scrolla di là, poi il Palermo può volare, non vince, a fare una bella figura e riprendere la situazione anche con l'ambiente. Ambiente che è giustamente incazzato nero perché non onorano la maglia e pensano soltanto a azioni individuali, pensano soltanto ai cazzi loro, pensano soltanto a quello che gli va. Già alcuni si mettono in mossa per... A me mi è piaciuto nell'ultima partita Gomes, perché sembra tornato quello di un tempo. Infatti è uscito lui, Palermo cala a centrocampo. Poi la sfortuna, il portiere fa la papera su quel tiro di Mancuso. Ma questa è scema. Porca troia. Gente che a te pesta senza guardare, anzi a te doppio senso guarda solo a sì. Quindi ho perso il filo. Sì, su Mancuso, papera del portiere e viene graziato dal suo palo. Cioè sul 3-1 non era impossibile, secondo me, davvero impossibile. Impossibile un 3-3. Quello io ne metto. Niente, è sfortuna, proprio non è destino. Io spero che sta fortuna viene più usata nei playoff, ci sia una compensazione del karma nei playoff, perché magari là ci può più servire, che là alla fine il fattore culo, come ci insegna i playoff di Serie C, sono importanti, molto importanti. Abbiamo avuto un culo della Madonna ai playoff di Serie C, io non dimentico, una serie di congetture astrali che era destino, anche e dalla destina, perché io non me la bevo che City Group si pigliava il club da Mirri pure in C. Siamo bravi a dire le cose dopo. Voglio vedere, senza il City Group questo Palermo campava di giovani, di belle speranze, con l'ottimo lavoro di Castagnini che mi manca, perché a questo Palermo manca un vero DS. Un vero DS manca. Io non vedo l'ora che Rinaldo si toglie dai coglioni, che ne ho fatti qualche quattro, ne ho dedicati video sulla scarsità di Rinaldo come DS. Che tu non me lo spieghi, che tu stai una mattina intera a convincere Verdi e venire a Palermo, tu non devi convincere a nessuno, una volta sola. Vuoi stare allo Spezia, ammazzati allo Spezia, cioè vai a lottare con lo Spezia, vuol dire proprio che lui proprio non ha carisma o le offerte che mette sul piano. Io non me lo so spiegare con Verdi decide di rimanere a Spezia, vuol dire che ha capito il discorso di Corini, che con Corini non c'era pane. Mi spiace per Mignani, perché per me è uno degli allenatori che stimo di più al mondo. Sapete una cosa, in Inghilterra la gente entra in macchina col portellone aperto e lo lascia dentro. Palermo siamo più maliziosi. Quindi questo è un bel video di 8 minuti dove andare da un punto A a un punto B. Il mio pensiero, mi sento particolarmente ispirato. Non ho fatto un dopo partita perché non mi andava. Cioè ero talmente... Non avevo né voglia neanche di sfogarmi, e non è rabbia, rabbia ci fa la delusione, perché avevo in mente delle cose carine sul mio canale TikTok, dove là do fondo alla fantasia cogliona. Mi sta dando un sacco di successo, molto più di YouTube, perché qua c'è una media di 300 visualizzazioni o 30, 15, non me ne frega un cazzo. Faccio quello che mi piace. E mi diverto anche così, qua un po' voglio fare l'esperto, lì invece voglio più che l'esperto, qua voglio fare più l'esperto, là faccio il cazzaro. Quindi io già ho finito, devo parcheggiare, ho un servizio. Iscrivetevi con la campanellina e bla bla bla. No, non mi piace Mignani, comunque il sunto, perché allenatori devono, almeno quelli che arrivano dopo devono aggiustare. Sono creati dei grandissimi progetti come Simeone, come Grosso, sono entrati. Però vediamo, io con Mignani ancora è presto per dire se Mignani va confermato o meno. Quello che già posso dire adesso è che o Mignani viene confermato e si fa tabula rasa della rosa, tranne gli acquisti di gennaio, di Akite non cerca Traoré, non lo so. E certo, 10 milioni mi pare un assai, però lui non lo fa mai giocare titolare, vabbè, lasciamo perdere. Io a sto punto è morto metto un ragazzo di 18 anni e dico tu mi fai 2-3 partite consecutive, tanto stiamo facendo. O si fa tabula rasa e si riparte da Mignani e con quei 4-5 si fa una squadra attorno a loro, o si mantiene il grosso, tranne chi veramente se ne vuole andare, si cambia allenatore tipo Inzaghi o qualcun altro, perché sono due le cose. O cambi la squadra
che la dovessi cambiare a prescindere, o la cambi di più ma tieni Mignani, che comunque già so sa di chi si può fidare. O cambi Mignani e fai un progetto con un grandissimo nome, grandissimo allenatore, grandissima campagna acquisti, e mantieni quelli che non vogliono veramente andarsene, ma con un progetto veramente elevato. Si rigruppa se vuole, spendi i soldi quelli veri e compra giocatori come Ranocchia, però per ogni posizione del campo, e non più giocatori a 30 anni che si vengono a Palermo per sedersi tipo Insigne. Ci vogliono giocatori 23, 24 che vogliono veramente fare, vogliono a 28 anni stare in Serie A, quindi a 27, quindi devono venire a Palermo incazzati col mondo. Detto questo, forza Palermo, sempre e comunque. Un abbraccio.